Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Grazie per essere qui con noi alla presentazione online della nuova gamma Super Veloce 2021 dalla bellissima e magica fabbrica MV Agusta qui a Schiranna sul lago di Varese. Allora, un instant classic che ha fatto già scuola nel mondo. MV Agusta è proprio questo. Come si può evincere da questi due gioiellini che ho al mio fianco? Cuore e ossatura moderni si abbinano a un look da autentica modern classic. La Superveloce è l'unica classica racing sul mercato e non ha impiegato molto a diventare una pietra miliare non soltanto per il marchio MV Agusta, ma proprio per tutto il mondo del post heritage in particolare. MV Agusta è riuscita a creare con questa moto qualcosa di obiettivamente unico e irripetibile. Ma adesso basta con le parole, perché a parlare saranno degli illustri ospiti che ci saranno a questa presentazione con me oggi. Adesso lasciamo che a parlare siano le immagini. Ci sono cose che le parole non possono descrivere. Sembra che non abbiano una fine. Non ricordi quando sono iniziate. Ti pare che siano lì da sempre, aspettando in silenzio. E un giorno ti trovi nel mezzo e senti che conta solo andare avanti. Esiste un'unica strada, quella che ti viene incontro. E tu la percorri con il tuo passo. Così veloce da sfidare il vento. Così lento da contare i granelli di sabbia. Quello che ti porti dentro è quello che ti porta lontano. Qualcuno la chiama passione. Io la chiamo super veloce. Davvero immagini suggestive che ci fanno automaticamente pensare a che cosa ci sta dietro, qual è la filosofia. Beh, lo vediamo col direttore marketing di MV Agusta, Filippo Bassoli. Ciao Filippo. Ciao Eric. Come stai? Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Senti, appunto, parlavamo di filosofia. Che cosa ci sta dietro a una moto come Super Veloce 2021? Ma intanto sono molto felice di aprire la presentazione di questa nuova Super Veloce. Una moto che fin dalla sua prima apparizione nel 2018 ha fatto letteralmente girare la testa a tutti i motociclisti, agli appassionati del bello e del design. Del resto si era capito da subito con la sua vittoria al concorso d'eleganza di Villa d'Este che Superveloce stava definendo un nuovo segmento di mercato. Superveloce è infatti un concetto unico, una racer neoclassica. Neo per la sua tecnologia assolutamente all'avanguardia. Classica per i riferimenti al passato ispirati alle caratteristiche forme delle moto da corsa degli anni 60 e 70. Una sportiva senza tempo, a suo agio in tutte le situazioni, dall'aperitivo in città alle infinite curve del passo dello Stelvio, maneggevole e sempre divertente. Colori inediti, perfetti per un brand che si sta posizionando sempre più nel panorama delle due ruote come unica e differente. Speciali come le recenti versioni limitate della Superveloce Alpine e Superveloce 75esimo anniversario, moto andate sold out in pochi minuti dopo la loro presentazione online. Una moto ideale per esaltare i propri sensi e le proprie passioni, un filo diretto tra cuore, cervello e muscoli, dove nel cuore troviamo la passione, nel cervello la tecnologia e nei muscoli la potenza. Grazie, grazie al direttore marketing MV Agusta Filippo Bassoli. Grazie a voi. Grazie. Bene, allora adesso che abbiamo avuto un overview un po' della filosofia che sta dietro a questa magnifica moto, andiamo un po' più nel tecnico, nel pragmatico, e lo facciamo con l'R&D Director MV Agusta e CRC, Brian Gillen. Ciao Brian! Ciao Eric. Come stai? Molto bene, grazie. Bene, senti, perché non entriamo un po' nel tecnico, no? Magari nella ciclistica che sappiamo che
è un fiore all'occhiello di MV Agusta per tutta la produzione. Sì, la ciclistica è molto importante per noi qui in MV Agusta. La superveloce ha le piastre del telaio che sono state riprogettate per avere una rigidezza torsionale e longitudinale incrementato, insieme con un radiatore di olio che è stato riprogettato anche per abbassare le temperature dell'olio del motore e anche l'aria che arriva verso l'utente di oltre 5%. E non possiamo parlare del telaio senza dire quanto è importante nell'assieme della moto anche il motore che fa parte della struttura del telaio. Ecco, appunto, hai citato il motore, noi sappiamo del tre cilindri Skyrun che è in continua evoluzione, no? È proprio vero, è proprio vero. Il nostro motore a tre cilindri che utilizziamo sulla superveloce non è solamente un motore propulsore, è anche una parte integrante della dinamica delle moto. Con il nostro arboromotore controrotante, l'unico nella sua categoria, ha un impatto importante sulla dinamica della moto, rendendo ancora più immediata l'inserimento in curva quando tu sei in staccata. Questo motore, per modo di dire 21, ha subito tutta una serie di modifiche e interventi. Questi interventi avevano due scopi principali. Il primo scopo è sempre la curva di coppia e potenza, sempre più lineare, sempre più fruibile e più facile di gestire. E il secondo scopo è ridurre l'emissione gas di scarico. Molto attuale, no? Molto attuale, sì. Molto importante a fronte delle nuove normative di legge Euro 5 di intervenire su tutte le parti del motore per affrontare queste normative. E dunque, come abbiamo fatto questo? Abbiamo intervenuti su varie parti del motore, dalle guide delle valvole, che sono completamente nuove, bicchierini comando valvola con riporto DLC, le bronzine di banco arbore motore EBL, è un sistema di frizione completamente nuovo che aiuta il pilota a fare delle partenze proprio di lampo. Ecco Brian, entrando un po' invece più nell'elettronica, diciamo dall'ABS passando per i comandi e il firmware della centralina, che novità ci sono per Superveloce 2021? Che novità ci sono? Ci sono tutti. L'architettura dell'elettronica per modo di dire 21 è cambiato completamente. A partire di una nuova struttura che utilizza al suo cuore una piattaforma inerziale a 6 assi che vede la posizione della moto in tutti i sensi, in frenata, in accelerazione e anche in rollio e in inserimento curva. Perché è importante questa tecnologia? Questa tecnologia qua è sfruttata dal nostro sistema di ABS, sviluppato insieme con il nostro partner Continental, che è un ABS con funzione cornering. Un sistema che mentre tu stai frenando, inserendo la moto, portando la moto al massimo della piega al centro curva, l'ABS sta funzionando in funzione proprio dell'angolo di inclinazione, aiutandoti in massima sicurezza. Poi, questo sistema con la piattaforma inerziale è usato anche per tanti altri scopi sulla nostra piattaforma elettronica. E punto primo, la traction control. Quando tu arrivi lì, frenata al cordolo in centro curva e tu lasci il freno, prendi il gas in mano, il nostro sistema di controllo di trazione ti sta praticamente guidando in tutti i sensi la coppia che stiamo trasmettendo alla ruota posteriore in maniera che tu sei in massima sicurezza allo stesso momento che c'hai la massima accelerazione in funzione dell'angolo di piega della moto. Fantastico, fantastico. Molto molto bello. Poi Altri componenti della nuova architettura elettronica sono i Rider Aids. I Rider Aids sono i FLC, è un sistema sviluppato da noi in MV Agusta, Front Lift Control, che massimizza l'accelerazione senza minimizzare l'impennata. Noi vogliamo trasferimento di carico sulla ruota posteriore permettendo un'impennata, però allo stesso momento limitando la coppia di ribaltamento in piena sicurezza. E oltre a questo abbiamo anche il nostro pulsante molto interessante sul comando manubrio a destra che è nuovo, dove è scritto Launch. Questo, il mio preferito. Questo bottone è veramente divertentissimo. Sì. Questo bottone fa sì che ognuno di noi si può sentire un pilota del mondiale. Basta premere quel bottone lì, seguire le istruzioni che vengono fuori sul cruscotto, tenere il gas completamente spalancato e tu parti come un pilota del mondiale. Insieme con questo abbiamo un nuovo sistema di EIS, il nostro Electronic Assisted Shift. Eravamo il pioneer, uno dei primi di mettere un sistema di cambio elettronico sulle moto di produzione di serie. La nostra EIS 3.0 è la nuova generazione, una generazione che ha un nuovo sensore che è non solamente più affidabile, però anche ancora più preciso.
Brian, sappiamo che MV Agusta è molto invidiata per lo sviluppo e l'integrazione della connettività. La connettività è un tema molto importante per noi in MV Agusta. È un tema che abbiamo iniziato di affrontare tantissimi anni fa. Eravamo i pioneer mettendo sul mercato il primo app per collegare i nostri utenti con le loro moto già nel 2014. La superveloce ce l'ha un modulo di connettività con Bluetooth e con GPS a bordo che comunica direttamente con il cruscotto TFT e mette l'utente direttamente in contatto tramite il loro device, il tablet, il smartphone, direttamente con la loro moto. Ti permette di intervenire tantissimo sui setting della moto in maniera di cucire la tua moto proprio addosso a te con le nostre mappature custom. E non si finisce lì, c'è anche tanto di più. Tanto di più cosa vuol dire? Vuol dire impostare le rotte che vorrebbero fare, la loro gita e il viaggio che vogliono fare, direttamente dentro l'app MV Ride. Dentro questo app, quando tu lo mandi questo al tuo cruscotto, ti dà le direzioni curva per curva, direttamente per portarti alla tua meta, alla tua destinazione. Poi, più bello, durante la tua gita, mentre stai guidando la moto, tu puoi registrare dei dati, posizione del comando di gas, giri del motore, l'angolo di piega nelle varie curve, registrare tutte queste informazioni, rivivere il tuo viaggio e soprattutto tu puoi fare sharing. Queste informazioni tu puoi andare a condividere con tutti quanti, tutti i tuoi amici, dentro l'ecosistema, dentro la famiglia di MV Ride. Questo è interessantissimo perché è sì una sfida con noi stessi, ma anche con i nostri amici del gruppo di, appunto, dell'MV People, no? È molto importante non solamente di collegarti con la tua moto, però anche di collegare le persone. Sì. So che c'è qualcos'altro anche della Green Box, no? Sì, bravissimo, bravissimo. Sì. Noi siamo molto orgogliosi delle nostre moto e ogni tanto genera un po' di invidia. E come le nostre moto sono così belle, abbiamo messo su un MV Green Box. MV Green Box, esatto, è un modulo GPS che è ubicato sulla moto che ti permette, tramite la nostra app gratuito, di localizzare la tua moto MV ovunque dove sia nel mondo e in ogni istante. Fantastico, quindi possiamo anche prestarla. Potresti anche prestare tuo amico. Va bene, senti, grazie per questo overview tecnica veramente esaustiva, Brian. Io so che nel tuo nuovo ruolo di R&D Director in Via Agusta, ma anche CRC, puoi raccontarci adesso qualcosa proprio del centro stile di San Marino, no? Assolutamente. Oltre al nostro centro di eccellenze di ingegneria qui a Schiaran, dove vengono progettati e sviluppati i motori e tutta l'elettronica, tutte le attività di omologazione, abbiamo anche il nostro centro stile a San Marino. Centro stile CRC è un icon nello stile, è un centro stile che ha creato alcune delle moto più importanti nella storia di motociclismo. Grazie, grazie. R&D Director MV Agusta in CRC, Brian Gillen. Grazie a te, Eric. Grazie a voi. Grazie. Bene, visto che Brian ci ha fatto entrare un po' nel CRC, nel centro stile di San Marino, direi di parlarne con il Design Director CRC, Giorgio Mazzotti. Ciao Giorgio. Ciao Eric. Come stai? Molto bene, grazie. Bene, allora senti, raccontaci un po' di questo posto dove nascono le moto più belle del mondo. Beh, il nuovo CRC è il centro stile per MV Agusta, dove si immaginano, si progettano, si sviluppano le moto che faranno sognare ed emozionare. Negli ultimi anni lo stile è andato di pari passo con quella che è anche la tecnologia degli strumenti che si possono usare. In questi ultimi anni stiamo usando software dedicati allo stile che derivano molto dal car design. Adesso invece abbiamo integrato tutto questo processo, innanzitutto perché abbiamo creato un open space dove progettisti, designer, modellatori CAS, modellatori virtuali lavorano in un unico ambiente, luce laterale, le idee circolano alla velocità supersonica, super veloce se vogliamo. Super veloce. E quindi gli scambi avvengono immediati. Anche la modelleria in questo open space è divisa solo con una vetrata, tutti possono vedere quello che si sta creando in quel momento, è proprio una realtà immersiva, come è una realtà immersiva anche quello che è il digitale, che abbiamo inserito negli ultimi anni. Vogliamo parlare della superveloce, anche questa è nata in maniera virtuale. Un bellissimo bozzetto, una bellissima idea dei nostri designer, fatto su una piattaforma, se vogliamo, insolita per una moto nuova, New Classic o
super classic, perché parte da un F3, è una moto, certo, super sportiva, certo. Quindi vedere un bozzetto creato su una moto super sportiva con queste, diciamo, questa silhouette era un po' strano anche per noi. Con l'ausilio appunto del 3D siamo riusciti a anticipare i tempi, a capire che era un progetto validissimo e quindi anche convincere il management a investire in questo progetto. Perché poi non solo noi guardiamo questi oggetti in maniera virtuale, ma abbiamo bisogno poi anche di toccarli. Certo. Quindi dal nostro 3D andiamo direttamente a fresare il clay o l'ureo in macchine in controllo numerico, aggiungendo quello ci deve essere, sì, comunque, aggiungendo prototipi in sintering, perché abbiamo bisogno di toccare certo, poi alla fine il nostro progetto, per poi andare a migliorare tecnicamente e anche stilisticamente. Grazie per questa interessantissima overview, Giorgio Mazzotti, Design Director CRC. Grazie. Ciao, ci vediamo. Grazie. Ciao Eric. E non lasciamo il CRC, perché adesso abbiamo con noi il Chief Designer del CRC, Stéphane Zasch. Ciao Stéphane. Ciao, buongiorno a tutti. Come stai? Benissimo. Stéphane, in poche parole, che cos'è Superveloce? Il concetto del Superveloce è molto interessante, perché è un po' l'incontro tra il nostro passato storico sportivo molto ampio e poi un approccio dello stile molto moderno, essenziale, puro. È una moto che ha una linea senza tempo, è stata sviluppata per la velocità, quindi abbiamo queste superfici molto pulite, pure, aerodinamico, curato, sensuale. Tutto questo è estremamente italiano. Ecco, molto italiano. Mi piace anche con l'accento che l'hai detto, quasi... Faccio il migliore. Bene, bene. Senti, il tuo approccio allo styling e al design della Superveloce. Sì. Diciamo che Emilia Augusta è sinonimo di arte, non è nuovo. Emilia Augusta è una scultura. Tutte le nostre moto sono fatte a mano, perché c'è questa volontà di toccare il materiale, toccare i volumi, le superfici, sentire l'emozione veramente. C'è una connessione tra il pilota e la sua macchina che è al centro del nostro lavoro veramente. La moto è l'estensione del tuo corpo, l'estensione della tua anima. Quindi noi passiamo un tempo incredibile a pensare, modellare, creare, a immaginare, andare avanti e indietro tra il tavolo del designer e il prototipo scala 1, insomma. Ecco, a proposito di questo, su quali particolari hai focalizzato la tua attenzione? Sì, per quest'anno la Superveloce condivide con tutto il lineup il nuovo scarico e poi il CRC con il Graphic and Color Trim Design hanno creato due versioni, una versione gialla grigia e poi la versione S per lato bianco oro. Tutti bellissimo. Questi modelli, sì, esatto, tutti questi modelli sono stati curati in tutti i dettagli per trasportare il cliente nel passato con tutta la tecnologia moderna, e questo è incredibile. E se posso aggiungere una cosa, assolutamente, se uno vuole avere questo gusto, questo sapore del passato, delle gare degli anni 60-70, abbiamo il nostro racing kit che comprende sella monoposto, mappa dedicata e il stupendo megafono 3 uscite. Grazie, grazie. Grazie a te. Chief Designer CRC Stéphane Zasch. Grazie. Grazie, grazie anche a tutti gli ospiti che hanno contribuito a questo bellissimo evento per il lancio della nuova gamma Superveloce 2021. Grazie a voi che ci seguite sempre con tanta attenzione e passione. State allerta, perché ci saranno altre presentazioni, anche la nuova Turismo Veloce, e nel frattempo, let's ride!